Eccoci qua, ciao a tutti, iniziamo col titolo. Sono qua con uh, Carlo Favero, Aldo Rustichini e Andrea Ichino nell'ordine in cui li vedete negli schermetti piccoli uh, a sinistra, e in mezzo vedete il titolo di un paper che hanno, su cui hanno lavorato negli ultimi mesi e che hanno riassunto. In un articolo cos'era sul Corriere della Sera Economia, ragazzi? Sì. Sente. E direi che è sia interessante che controverso. Uh, a me è interessato e allora ho detto chiamiamo i tre colleghi e sentiamo come ce lo raccontano. Lo riassumo in due parole la parte, se volete, provocante di, 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 di policy. C'è una trade-off, cioè una relazione inversa fra perdite di valore aggiunto, PIL, reddito eccetera eccetera e il numero di morti che eh, questo può comportare. Cerchiamo di calcolare qual è questa perdita assumendo che si facciano le cose in maniera efficiente, poi ci spiegheranno loro cosa tendono per fare le cose in maniera efficiente e suggeriamo che eh, le scelte che si stanno facendo in questo momento non sono ottimali, uh, nel senso che scelgono Troppo dell'uno, troppo poco dell'altro, viceversa. Non metto loro le parole in bocca, do la parola agli autori. Abbiamo Andrea in Oliveto, quindi Andrea ha detto: Io ascolto, parlano Aldo e, e Carlo. Ah, però ovviamente è qui, quindi se vuol parlare, come vedete, un cielo azzurro sopra di lui, eh, è in ottima forma. Bene, il professor Rustichini, posseggia il suo caffè. A chi, chi prende la parola? Aldo ha, ha una bottom line da comunicare in maniera molto efficace, quindi Beh, ci diamo a lui la parola. Prego Aldo. Sì, l'hai un po' anticipata, mi sentite? L'hai un po' anticipata Michele, eh, il succo del pepora in questa figura, spero che si veda. Sì, se vuoi ingrandirla un po' usando l'ingrandimento del tuo browser, così si vede meglio. Io la vedo, ma poi dipenderà dallo schermo. Che Ecco, spostala un po'. Per... Boom, 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 basta, la Adesso è esagerato. Bon, basta vedere. se la sposti un po al centro ma lascia come dimensione va benissimo ancora un po' ancora un po', po'? buon perfetto eccoci perfetto adesso sì, questa figura rappresenta quello che potrebbe succedere fra il maggio del 2020 e il maggio del 2021 a seconda di varie cose che si possono fare, ognuno dei puntini di questa figura rappresenta una politica che si può scegliere durante questo periodo. Quindi per semplicità mettiamo che nel maggio del 2020 si decide di fare una cosa e si mantiene fino al 2021. E questa figura illustra il trade-off. Quella cosa che vedete sull'asse verticale, che è il numero di morti totale. Questo è scalato per Lombardia e eh? quindi se volete i dati nazionali moltiplicate per sé, avete più o meno quello che succede a livello nazionale. E sull'asse orizzontale invece c'è la perdita di, GD, di prodotto interno lordo. Uh, le, le, la figura è in inglese, ma insomma si capisce bene. E, per esempio, questa cosa che vedete nell'angolo in basso a destra, con scritto sopra lock, che è lockdown: è quello che succede se si mantenesse, che succederebbe se si mantenesse il lockdown durante tutto questo intero anno. All'altro posto, all, è la politica in cui invece tornano, alla mattina del 4 maggio 2020, tornano tutti al lavoro. E quindi c'è una chiara relazione inversa, però ha degli aspetti molto interessanti fra il, la perdita di, di prodotto interno lordo e il numero di fatalità totale. Quindi, il, lo scopo del nostro, nostro paper era, era questo. Più o meno credo che cap tutti capiscano che c'è questo trade-off. Se si manda la gente al lavoro, si è meno poveri, però si rischiano più morti. Questo più o meno lo capiscono tutti, mi sembra certo, certo. sia non controverso. Il problema è il quanto, prima cosa, e il come, perché anche mandare gente al lavoro si può fare in modi diversi, per esempio, si può mandare la gente al lavoro a seconda dell'età, a seconda del, del settore in cui lavorano, che sono le due ipotesi più importanti che consideriamo. Quindi, quello che il nostro paper cerca di dire e di, di mettere in termini molto precisi, abbastanza precisi secondo me, è il quanto ci costa e il come farlo. Ora, questa figura già elimina i modi sbagliati di farlo. Cioè, ci sono dei punti, per esempio qui, più in alto, dove, ai dove si, si hanno un numero di morti o una perdita allora, di... Allora, lascia, lascia che ti fermi. Eh. Com'è che calco? Perché ovviamente... Sono d'accordo, cioè tutti intuitivamente ritengono che ci sia una relazione inversa, no? Uh, e, e quindi, ok. Uh, però, che ipotesi, ovviamente, ogni risultato è un'ipotesi. Voi cosa, cosa sono i modi efficienti, le modi giusti? Cioè, come calcolate, che è molto complicato, specialmente da letteralmente PIL aggregato. Non è che state a guardare che so cosa succederebbe se il settore dei trasporti. Uh, o la scuola ma proprio lo fate per l'intero quindi che, che, che tipo di modellistica cioè come com costruite quella curva sotto quella curva c'è ovviamente una serie di ipotesi vostre sì dunque eh, per capire tutto questo bisogna che si spiegasse un po' come funziona il modello io non so se ci vorremmo entrare subito forse io aspetterei un attimo a vedere un po' dove, dove questo ci porta comunque il, il, il modo di farlo è questo Dividiamo la popolazione in età lavorativa in tre grossi gruppi: quelli che sono attivi, cioè quelli che già non va al lavoro, quelli che non sono attivi, e poi quelli che sono attivi a sua volta in due gruppi, quelli in settore alto rischio e basso rischio. Questa è una prima divisione. Poi, una seconda divisione è per fasce di età. Perché la, una delle cose più striking, più sorprendenti, più insomma, salta subito agli occhi di questa epidemia, è che il, la, il tasso di letalità per fasce di età è molto diverso, cioè rimane molto vicino a zero fino all'incirca agli anni 50, comincia all'età 50, sale fra 50 e 60 e poi diventa molto alto fra 60 e 70. Quindi c'è una fascia particolarmente debole diciamo fra i 50 e i 65 nell'attività di quelli che sono, partecipano all'attività all lavorativa che, su cui bisogna essere molto attenti questo era il messaggio fondamentale che, uno dei messaggi fondamentali che noi vogliamo, vogliamo comunicare e di nuovo però Aldo su questo siamo tutti cercando di perché vogliamo cercare di trasmetterla con le idee di fondo chi ci ascolta anche su questo siamo d'accordo, l'ho osservato anch'io. Insomma, abbiamo osservato in tanti, eccetera. Questo però, di nuovo, per esempio, come calcolate i settori ad alto rischio? Conoscete la distribuzione per età dei vari settori? Uh, io, non, io non la conosco, però magari voi l'avete la, trovato una maniera per farlo. E aggiungo, e aggiungo anche un'altra domanda, così avete due domande. Una delle osservazioni critiche che molti fanno, me la sono presa anch'io, svariati, no? dandoci del, agli economisti. Che cercano di far, uh, uh, come dire, che, che cercano di invitare a un ragionamento razionale sul, sul trade-off che, che stiamo affrontando, viene detto uh, che stiamo richiedendo, imponendo cambi drammatici nei costumi familiari. Perché? Perché anche se il settantenne, il settantacinquenne o l'ottantenne non lavora, ok, ha comunque relazioni familiari con i nipoti, la tradizione italiana del pranzo e della domenica che a molti posti so, la gente osserva, no? del pranzo di famiglia con i nonni. E quindi, se papà o mamma vanno a lavorare, poi il nonno si ammala. Ah, ecco, la, vi butto lì queste due robe. Va sì, bene, anche, non... a, fa anche a Carlo e Andrea, eh? non voglio sì. interrogare. No, no, ma assolutamente... Voglio fare il terzo grado al, al, al vecchio compare. <ride> Però io prima volevo... Senti, posso illustrare un aspetto sorprendente che insomma la cosa prego, che prego di questa figura è che se vedi guarda il, la perdita del 5% di PIB prendila come riferimento e parti dal lockdown e guarda quanto ti costa so, quindi mentre vai in questo mentre fai questo cammino dal lockdown al 5% il numero di morti che devi sacrificare, cioè il numero di morti in più che devi prendere, è abbastanza limitato. Questa curva qui è abbastanza piatta. Sì, sì, no, questo si vede, cioè è uno degli e aspetti ovviamente è, il attraenti di o. Che diventa estremamente stipa, estremamente ripida. Quindi, in, questa, in, in tutta questa regione si sacrifica qualcosa come il 20% del PIL per un numero di morti che è intorno ai 5.000 anni per la Lombardia. È solo dopo che si fa un sacrificio enorme per una riduzione ulteriore piccola del PIL. Quindi le, le policy sensate sono in, intorno in questa regione. E questo, la, la cosa che non mi aspettavo, ma almeno io non me l'aspettavo, penso che non ci si aspettasse. Però poi se ci pensi in realtà è l'effetto del fenomeno che dicevo che fino a qui ci puoi arrivare mandando al lavoro i giovani, da qui in poi ci devi cominciare a mandare al lavoro i più anziani, allora costa molto in termini di morte e si guadagna poco in termini di prodotto interno lordo. Questo è il messaggio secondo me più importante di questa penta. Eh... Poi c'è l'altro che è un po' nascosto, che ci sono modi veramente sbagliati di fare questa riduzione della, della perdita del, del PIL e quelle bisogna evitarle. Noi volevamo che questa cosa fosse all'interno del dibattito. Io vorrei, se questo è chiaro, poi possiamo cominciare a discutere dei dettagli. Ma se questo è chiaro, sono contento. Michele, mi, 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 mi permetterei di intromettermi eh, cercando di rispondere alla tua domanda, che per è, questo. È, è interessante, cioè come abbiamo eh, categorizzato eh, settori e gruppi di età. Allora, eh, l'idea generale è quella di partire da un modello epidemiologico standard, ma di arricchirlo a per alcune dimensioni che sono molto importanti se guardi i modelli di diffusione dinamica dei virus dal punto di vista dell'economista. E, e, e ti faccio due punti che secondo me sono cruciali nella nostra estensione del modello base eh, epidemiologico, che sono i seguenti. Il primo è quello di cui... Eh, su cui eh, c'è molto dibattito attualmente è questo numero R0, no? che è il, eh, il, quello che in inglese si chiama Basic Reproduction Number, che ti dice quanto, eh, quanti, eh, quanti, quanti, quante persone contagia un infetto. Allora, noi siamo partiti da due, eh, da due punti che secondo me sono molto rilevanti, eh, che sono A, che il Basic Reproduction Number in realtà... Non è, non è non è non dipende solo dalla caratteristica del virus ma dipende anche dalla policy che viene implementata per cui, eh, per cui eh, eh, il, il basic production number in veneto a gennaio febbraio è stato molto diverso da quello in Lombardia perché la politica è stata più accurata e, e, e c'è stato più eh, distanziamento sociale più certo. certo, certo. Quindi, Questo la prima si cosa. è cercato di spiegarlo noi scienziati sociali, a ah, medici epidemiologi con una certa difficoltà, devo dire, nei primi mesi. Spero ah, che adesso nostro... l'abbiamo capito. Ma anche la Lucas Critique. Per le... Esa, è, 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 il R0 è, un, è una policy reaction function, non è un parametro. Okay? Esatto. E la seconda cosa è che non esiste un R0 solo, e qua vengo alla tua domanda, che me... ma abbiamo diviso eh, l'R0 categorizzando la popolazione sia per età. Sia che per, che per settori. Ora, i dati sulla distribuzione per età dei lavoratori nei settori non li abbiamo. Esiste però un lavoro della Banca d'Italia che divide i settori in alto rischio e a basso rischio a seconda di quello che viene definito come un proximity index, cioè l'indice medio di quanto sono distanti i lavoratori nel settore. E quindi, per esempio, prendendo il caso di Andrea che in questo momento sta lavorando sugli ulivi, nel settore dell'agricoltura il proximity index è molto basso. Mentre nel settore alberghiero nel turismo è molto elevato. L'altro settore che ha ovviamente un indice elevatissimo è la, è la sanità, e, e l'idea è che invece di avere un basic reproduction number, noi abbiamo una basic reproduction matrix che è una 19x19, 19, ed è così complicata perché abbiamo la popolazione divisa in eh, diciamo tre fasce. Lavori, quelli in età lavorativa, e quindi ehm, che, che vanno dai 20 ai eh, 65, quelli che sono in età pre prelavorativa, che sono divisi a loro volta in due fasce, 0, 10, 10, 20, e quelli che sono post lavorativa, pensionati, che sono 70, 80 e over 80. Eh, le, poi le cinque fasce eh, lavorative le dividiamo a secondo che siano attivi e a secondo che siano in, inattivi. Gli attivi li dividiamo tra settore ad alto rischio e settore a basso, a basso rischio. Viene fuori una matrice 19x19 eh, 19 che ti, con, ti consente di caratterizzare la policy in maniera molto accurata. Ora, le policy che noi consideriamo di rient, quindi cosa facciamo? Data questa matrice 19x19, ovviamente ne semplifichiamo la struttura, facciamo quelli che gli economisti chiamano assunzioni di identificazione, ipotizziamo che non ci siano 19x19 parametri, la matrice non è simmetrica, tieni presente, ma che ce ne siano un numero contenuto di iperparametri che eh, determina la, la diffusione del, eh, del virus tra le varie classi e dopodiché usiamo i dati. Da, uh, fino all'8 marzo per stimare il valore uh, di questi parametri in un regime di pre-lockdown. Dall'8 marzo in poi per stimare i valori in regime di lockdown e dopodiché dal 4 maggio facciamo delle ipotesi e parametrizziamo ogni possibile policy con dei diversi valori di questa matrice. Ora eh, nel tenere conto, nel ipotizzare le nostre policy, noi ci concentriamo solo sulla, su policy per la classe che lavora, cioè le categorie diciamo, centrali della distribuzione della popolazione, ipotizzando che ci sia una totale protezione eh, degli anziani e eh, i, i, i ragazzini e diciamo, quelli in età liceale tornano a scuola ma con cura. Okay? Ora, eh, in, non ti, Michele, vedo che stai parlando però non ti sento. Sì, perché e faccio bene, ti chiudo. Ah no, allora... Certo, All'altro per per... chiudo perché siccome mi viene la tentazione più frequentemente di altre volte di, di fare domande per, per dare un po' di ritmo, ma poi le faccio troppo. Allora, no, in questo caso però va sottolineato. Quindi voi fate l'ipotesi che io considero una politica ragionevole, però mi rendo anche conto dell'enorme difficoltà sociale di implementarla, specialmente in mancanza, come c'è stato per tre mesi, di educazione appropriata sull'argomento di protezione eh, diciamo a livello svedese tedesco per gli anziani ecco, per capirsi e quindi sì, eh, eh, un cambio eh, anche abbastanza radicale e quindi anche di una messa a disposizione di ovviamente strutture servizi assistenza uh, c'è cioè una parte chiave della, della, della policy questo spiega credo perché obiettivamente ci sia quella parte così piatta esatto no? Perché, eh, mentre è abbastanza ovvio che, se gestite con un minimo di intelligenza i luoghi di lavoro, che diciamo le fabbriche, ma in realtà gli uffici, cioè, cioè i luoghi di lavoro, per carità, uh, rendono possibile il contagio, ma uh, dati: credo che voi avete i dati, no? Uh, credo che i dati suggeriscono molto meno, infinitamente meno che tanti altri posti. Sì. Uh, è chiaro che, e quindi, poi. Il rischio c'è solo se cominci a far lavorare. Beh, quelli del nostro gruppo d'età, eh, ragazzotti. Il più, il più sì, sì. gioventello, qua, se non sbaglio, è quello lì che pota gli ulevi. Uh, eh, vabbè, noi in realtà poi sappiamo che c'è la correlazione non è neanche proprio del tutto. L'età, fino a una certa soglia, è. Eh. Che Ovviamente, condizioni oh, preesistenti e lo stato di salute esattamente è... preesistenti e altri e stati di salute esatto. deboliti da comorbidità, no? Esattamente. Eh, eh, Michele. Eh... E un'altra un cosa, però, allora, visto che hai risposto a questa, che è essenziale per chi ci ascolta, capirlo e quindi l'importanza di lavorare su quel terreno, no? Della protezione, diciamo così, dei vulnerabili come li chiama, come li chiamano a Crisanti e Merigliano. Uh, L'altra è il sistema dei trasporti. Cosa, cosa avete fatto lì? Perché ovviamente il sistema di trasporti attuale uh, è un fattore di contagio e, e, e se assolutamente. Volete... assolutamente le dichiarazioni del Ministro ieri ha detto... <ride> non sappiamo cosa fare, non ci abbiamo pensato. Noi eh, in questa eh, matrice che eh, determina tutte le interazioni, abbiamo dei ovviamente c'è un blocco della matrice che determina le interazioni di un tipo di eh, lavoratori o di un, di, di un tipo di settore della produzione con l'altra e ehm, in per modellare questa interazione abbiamo attribuito un RO che noi chiamiamo TR, dove TR sta per transportation. No? L'idea è che eh, c'è un R0 che determina l'interazione che avviene fuori dal, dal, dal luogo di lavoro e questo ehm, eh, R0 eh, dei trasporti è elevato, è superiore a 1. Ancorché lo teniamo più basso nel periodo diciamo, di riapertura perché ipotizziamo che da maggio, da, da maggio 2020 a maggio 2021 non si ritorna in una situazione come quella pre-lockdown, ci sarà più eh, eh, cura utilizzata. Ovviamente il, eh, questo è un, è un parametro che, che, che noi, mentre i parametri sui dati, in qualche maniera abbiamo dei dati per valutare la bontà della calibrazione. Il, il, il parametro che noi eh, attribuiamo al futuro è eh, ovviamente in questo momento un'ipotesi che non è, non è in questo momento ancora falsificabile, eh, tant'è che una delle cose che noi eh, contiamo di fare è quando eh, sarà adottata la... noi abbiamo eh, considerato un range possibile di policy. Una sarà adottata, allora l'idea è di eh, parametrizzare nel nostro modello questo tipo di policy e di seguire day by day, se possibile, eh, l'evoluzione sia reale dei dati che eh, prevista nel modello. Parlando di modello e dati, secondo me c'è un altro aspetto che secondo me è rilevante, eh, eh, che credo che sia eh, importante eh, che, che io sottolinei, perché una delle, delle cose. Eh, che a noi tre piacciono molto di questo modello è che c'è una ambizione di realismo che eh, è, è rilevante per poter fare eh, delle, delle, delle indicazioni, per trovare un trade-off che in qualche maniera sia appunto eh, di applicabilità. E eh, a questo proposito c'è un problema che hanno tutti i modelli epidemiologici, che è quello di spiegare l'alta mortalità. No? E noi abbiamo introdotto nel modello epidemiologico base una... una, una una possibilità di un disequilibrio diciamo economico eh, che riguarda in particolare l'equilibrio del mercato di domande e offerta di posti in terapia intensiva. Cioè il modello spiega molto bene l'esplosione di mortalità in Lombardia pur avendo dei parametri di mortalità eh, basica che sono bassi, perché, perché la diffusione rapida del virus in Lombardia ha creato un eccesso di domanda di posti di terapia intensiva rispetto a quelli disponibili e quindi... È aumentata la mortalità, ma la mortalità non è aumentata perché eh, c'è stata una diciamo deviazione del virus ed è aumentata la mortalità intrinseca del virus, ma perché pazienti che avrebbero potuto guarire non sono guariti, perché non c'è stato modo di trattarli in maniera appropriata. Tieni presente che eh, il, il track, adesso Aldo magari può far vedere uh, il, il Veneto, eh, il, tracking dei dati, il tracking dei dati sulla Lombardia, che, che credo che sia la figura 3 forse. Sì, allora, ci vorrà un po', eh? vai perché... Sì, sì, sì. Eh, 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 ti dicevo, eh, il, il, il problema è stato un, un, un eccesso di domanda eh, di, di, di posti in terapia intensiva che in realtà può essere anche di terapia subintensiva. Nel senso che, eh, evidenza aneddotica, eh, dice che negli ospedali milanesi c'era un problema quando c'era l'esplosione di, di, di pazienti. Che non era solo la mancanza di post terapia intensiva, ma prima della terapia intensiva vengono utilizzati dei caschi, questi caschi non erano sufficientemente disponibili e quindi c'è stato uno shortage eh, di questo tipo. Sì, sì, Beh, e... non, non entriamo proprio in questo, perché no. c'è anche tutto il problema dei, delle, delle case di ricovero, eccetera. Fondamentalmente sì, sì, ma... voi assumete, diciamo così, che i pattern di comportamento e le regole... No, ti dico questo perché è molto importante, perché nel senso che eh, la possibilità di un second wave della, eh, di mortalità è legata moltissimo al fatto che la politica possa tenere bassa la domanda certo. di posti di terapia intensiva, e quindi politiche discriminanti. Ah, scusa, però, lascia che ti dica, perché su questo, avendo seguito dall'esterno, cioè dall'esterno, avendo seguito in privato ma molto attivamente quello che è successo qua nel Veneto, ha. Uh... La cosa che ho imparato, c'è stato anche uno scambio di email fra te, e me, è che più che i posti terapia intensiva il problema è proprio della, della non entrata, dell'evitare il contagio dei luoghi, delle case di ricovero e, e in generale delle cliniche, degli ospedali, del, del, dei reparti di geriatria, eccetera, eccetera. Sì, sì, però di questo teniamo conto quando calibriamo l'R0 per la Lombardia e per il Veneto prima dell'introduzione del lockdown, infatti gli R0 ci vengono diversi. Poi, tutte queste considerazioni sono giustissime, però alla fine poi si traducono tutto in un diverso R0 per le varie... Situazioni. No, certo, però sei, nel momento in cui vogliamo usare l'argomento vostro per dare indicazioni di policy... E metto a rendere molto esplicito il tipo di comportamento dei policy maker che, che, sì, sì, certo. che, che cioè è la sostanza, perché non è che sia un fenomeno naturale, no? No. Che, che succede come, come voi descrivete nell'efficient nell frontier. L'efficient frontier si ottiene se si riesce per azioni di policy a imporre i parametri di un certo posto e non di un certo altro. Ora, nel caso specifico, di fatto. Le due regioni, diciamo così, ai due estremi, no? Fra quelle altamente sì. colpite, sono, sono anche le due regioni vicine, Veneto e Lombardia. Certo. E quindi... Con caratteristiche del tutto simili di struttura per età della popolazione, e composizione sì. dei settori. Quindi sono due casi interessanti. Molto la ben. Lombardia è più densa, anche se poi in realtà la bassa densità del Veneto è tutta a nord, eh? essendo io dico qua a sud, nella fascia centrale, dove ci sono le grandi città, la densità è del tutto simile. A quella lombarda, forse con l'eccezione di Milano. Ovviamente Milano, Milano, città, ovviamente, una densità che, che le città venete non hanno, ma a parte quello, eh, sì. No, questo è chiaro, Andrea. Tu ci senti? Voi, riesci? Vuoi dire qualcosa? Su, poi andiamo più avanti. Sulla su, io sì, ho un paio di domande sui calcoli ma... mi sento benissimo, ma per ora non ho nulla da aggiungere, se non un punto, quando. Tu all'inizio hai fatto riferimento alla struttura familiare, ai costumi delle famiglie italiane eh, in relazione al problema dell'isolamento degli anziani, e um, io credo che eh, qualche aggiustamento della struttura familiare italiana, almeno fino a che non si trova il vaccino, sia necessario. Cioè, parte di queste assunzioni sugli R0 che abbiamo fatto implicitamente. Eh, dicono che forse ci dovrà essere qualche pranzo in meno la domenica, eh, o addirittura nessun pranzo la domenica. E, e questo, secondo me, è un punto che esula un po' dalle, 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 da come abbiamo fatto i conti, dalle stime, ma, ma il come farlo. Eh, però, l'impressione è che gran parte della popolazione italiana non si sia molto resa conto che, non è che finito il lockdown, eh, siamo a posto. Cioè, dobbiamo ripartire ma con estrema attenzione perché, come diceva Carlo, eh, se eh, questa R0 aggregato torna sopra uno ci becchiamo una seconda botta eh, di virus, come è successo nella spagnola del 18, addirittura lì ce ne furono due eh, di ritorni e, e questo non sarebbe assolutamente una cosa desiderabile. Quindi su quel tuo punto penso che eh, in vari modi da studiare, da valutare, eh, in un precedente intervento avevamo pensato di utilizzare eh, la struttura alberghiera che in questo momento è totalmente vacant perché non c'è turismo eh, per eh, isolare le persone che eh, tornano al lavoro, le famiglie che tornano al lavoro e tenere lontane dagli anziani, però insomma qualcosa va studiato. Esatto, no, no, io infatti l'ho tirato fuori un po' proprio per questo perché mi sembra che la cioè il, il paper, ovviamente, ha una rilevanza. Se volete anche tecnica per gente come noi su come avete fatto le cose, eccetera, eccetera. Però questo andarlo a spiegare su YouTube in mezz'ora non è il caso. Uh, uh, quindi uno deve fidarsi che i tre autori, essendo super certified, i conti li hanno fatti giusti, uh, mentre è più rilevante per chi ascolta, per capire il futuro, perché eh, insomma. Uh, è obiettivamente un fatto che fra i paesi avanzati colpiti alla cosa è quello dove il dibattito politico e la preparazione delle strutture pubbliche no? ad affrontare la riapertura è il più basso. Quindi il vostro paper dà un contributo, però mi sembra molto importante che si capisca il messaggio, cioè messaggio politico-sociale che, che, che va preso. No? Infatti se volete aggiungere qualcos'altro, Aldo e Carlo Su, appunto, quali, sono le ipotesi, mettiamo così, quali sono le ipotesi comportamentali e di policy che stanno sotto. Dopo una domanda imbarazzante per chiudere, imbarazzante, difficile, delicata. Non imbarazzante. Sì, alcuni si imbarazzano, perché non mi è venuto, perché ultimamente quando ho tirato fuori un paio di volte ho detto no, ma questo è molto imbarazzante come tema, vabbè, che è quello del costo e del valore della vita, a seconda dell'età. Ah, eh, eh, è quello importante, sì. Eh lo so, e eh, purtroppo quando no, no, non lo trovo affatto imbarazzante. Infatti, ah, lui... Ma La risposta che ho avuto eh, quando... alcune sono state di insulti, cinico bastardo, vabbè, quello lasciamo stare. Ah, vabbè, capita. Eh... No, ma la differenza non è fra. Qualcuno in buona no, fede mi ha detto che si fa molto te... imbarazzato non a cercare di non... rispondere. Ho detto: vabbè, cioè, però guarda, lo fai tutti i giorni quando vai a prendere il caffè, quindi esatto. meglio. Eh, lo so, ma è una roba che, insomma, se non si fa il lavoro nostro, non si è pensato seriamente per molti anni a come funzionano i sistemi sociali, la vita, tutte queste cose qua. Uh, c'è una, una resistenza, la conosciamo, c'è una resistenza, quindi la facciamo dopo. Prima, di nuovo, ipotesi altre da quelle che abbiamo già discusso comportamentali, sia proprio di interazione sociale, oppure poli di policy, nel senso di. Presidio sanitario, comportamenti, eh, prima menzionavate appunto no? eh, intensive care units, eccetera, che sottostanno alla identificazione della, della, della frontiera. Ma quelle fondamentali, guarda, sono questa, queste simulazioni, quelle che erano sopra, sono fatte a scuole aperte, tenendo però separati quelli sotto i 10 e quelli sopra i 10. Quindi questa è un'ipotesi con scuole aperte addirittura aperte da maggio. Per, eh, per eh, le persone che lavorano, le ipotesi sono quelle che ha illustrato prima Carlo, le assunzioni sono all'interno di una fabbrica, eh, quello che conta è se la fabbrica è alto rischio o basso rischio, poi un, non importa più all'interno della fabbrica la, la differenza di età fra, fra i lavoratori, quindi un lavoratore in una... In un'industria in a basso rischio infetta colleghi di diversa età nello stesso modo e infetta invece persone che vanno al lavoro in un settore diverso, quindi in una fabbrica diversa, soprattutto attraverso il trasporto. E gli inattivi sono in isolamento. Queste sono le ipotesi fondamentali che abbiamo. Poi c'è quell'altra ipotesi che usiamo. Quindi, però, voi fate un'ipotesi di transportation uh, as it was? Eh, guarda, che l'R0 che abbiamo. Perché un po' lo stimi facendo la calibrazione. L'R0 che troviamo per calibration non è molto lontano: è a metà strada per costruzione fra eh, la high risk e low risk delle imprese. Quindi, sì, non. non non che... assumiamo grandi cambiamenti, ma com'è che si fa a cambiare? Cioè, la metropolitana a Milano ci si può stare un po' più attenti, si può mettere un po' di distanza, Beh, so. le, triplichi non... le corse nelle ore del commuting e le riduci eh, drasticamente nelle ore centrali della giornata della gente che fa shopping, fa semplicemente leisure walking. Io ho lavorato un po', appunto. Cioè, nella... Questa è una delle cose che insomma, svariati hanno suggerito, no? cioè, devi ristrutturare. La distribuzione, devi fondamentalmente penalizzare il trasporto per tempo libero, diciamo, chiamiamolo così, ok e concentrare le risorse che hai di trasporto nel trasporto funzionale al lavoro. Quindi permettendo più treni, eh, più autobus, più questo ti permette, eh, cioè ti riduce l'affollamento. La, 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 Fare, fare le cose in cui costruisci carrozze nuove, se pari, insomma, quello è... Mm. In esatto. ogni caso, anche se fosse cost effective, i tempi necessari sono tali che è inutile parlarne. No? Cioè, si può anche discutere, ma è inutile parlarne per, la vostra, per il vostro esercizio. Comunque, come, come test di robustezza, direi che quello più importante è confrontare le predizioni delle varie polisi per Lombardia e Veneto. Ci sono delle differenze, presi come due scenari possibili. Probabilmente l'Italia è a metà strada fra queste due. Le, quindi possiamo prenderli come punti di riferimento. Le differenze ci sono fra i due, ma non sono enormi. Quindi pensiamo di aver messo delle brackets, del, messo degli intervalli in cui possiamo dire siamo abbastanza convinti che gli effetti delle polisi siano questi. Ecco, allora qui si butto la palla un po' a, a Carlo. Se questo fosse per, per chi è della professione, no? uh, ma c'è anche nel, nel libro del primo anno di, di Samuelson, okay. coatturato con Nordhaus, uh, c'è la production possibility Frontier, cioè insomma, dati i comportamenti e le tecnologie, eccetera, gli esseri umani devono scegliere. Lui aveva burro e cannoni, se non mi ricordo male, nel, nelle vecchie edizioni di, che guardai il Lo Tempore. E poi però dove finisci? Nella, cioè questo è se fai le cose efficiente per ogni chilo di burro in più che vuoi devi rinunciare a un tot di cannoni e viceversa. Lo stesso nella frontiera vostra, no? Per ogni punto percentuale di pilla che sei disposto a perdere eh, recuperi approssimativamente un tot di vita umana. Ovviamente poi in che punto ti metti, no? Di quella frontiera eh, dipende dalle tue preferenze sociali e cioè da come eh, socialmente l'agente la collettivo fatto di politica, valori, istituzioni, dibattiti, religioni, quello che volete voi, quotidianamente fa il trade-off fra una roba e l'altra. E quindi questo implica il discorso che tanti rifiutano, di andare a fare una stima del valore economico della vita umana a seconda... Ma non perché sia il valore che gli ha... Cioè, cerchiamo di, di spiegare, quando si fanno questi calcoli... No? Non è che Carlo Favaro, Andrea Chino, Aldo Rustichini e, da Reserve System, Michele Boldrini si mettono a dire: Ecco, guardi, lei vale 434.222 euro perché io la vedo così. No, cerchi di misurare cosa di fatto l'organizzazione sociale che hai, uh, le spese che fa per preservare o non per preservare, per quello che uno guadagna nella sua vita, eccetera, eccetera, di fatto uh, valuta. Uh, in termini economici, la vita umana a seconda della vita attesa. Dico bene o sbaglio, più o meno? Uh, da okay. qui la parola. Uh, ho, ho condiviso lo schermo, sto facendo vedere una tabella, la si vede? Sì. sì. Perfetto. Allora, premesso che eh, alla fine qualcuno dovrà scegliere un punto uh, di su cui collocarsi di quel trade-off che noi, che noi poniamo, io credo che il messaggio interessante che esce e che Aldo ha detto chiaramente all'inizio ma che io vorrei ribadire pensando di essere eh, non lontani dalle conclusioni è il seguente è che se tu prendi delle politiche moderate indipendentemente dal tipo di politica i risultati non sono poi così molto lontani e ti spiego facendo riferimento a questa tabella che brutalmente mette la questione nei termini a cui tu accennavi. Allora, questa tabella considera cinque politiche diverse che vanno da lock, che è il lockdown continuato, a all, che sta per all back to work. No? E le politiche intermedie sono un rientro discriminato per settore, un rientro discriminato per età, in cui si tengono a, 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 a casa i lavoratori più anziani, per i lavoratori più anziani qua noi intendiamo quelli sopra i 49 anni, e un rientro misto per settori e per età. Allora tu vedi che se tu guardi alla mortalità, la mortalità qua è mortalità nell'anno che va dal 4 maggio 2020 al 4 maggio 2021. Allora, che cosa succede? C'è una differenza drammatica tra lockdown e all back to work. Ovviamente eh. all back to work è il benchmark rispetto al quale noi calcoliamo la GDP loss. Quindi questi numeri che mettiamo qua non sono le nostre previsioni per la crescita in Italia um, nel prossimo anno. È eh. semplicemente la perdita di GDP relativa a un mondo in cui tutti tornano a lavorare. Quindi questo zero non deve stupire nessuno. È l'ipercostruzione. Allora, tu vedi che queste politiche moderate sono eh, piuttosto <coughs> vicine, nel senso che la perdita di GDP è tra il 10, 9 in realtà, 9.4 e il 15% rispetto a un 26% di lockdown totale e il costo in termini di vite umane varia in termini di un migliaio di vite umane, ci passa dai 4.000... Media ai 3.000 fascia bassa, 5.000 fascia alta. Quindi facendo due conti il trade, ecco, questa è una maniera anche questa di prezzare, nel senso che eh, cosa abbiamo? una variazione di PIL del. E, attenzione tre. perché, e, e qui tornerei al punto che, che sosteneva Aldo, cioè la, è la fortissima non linearità e qui siamo nel mezzo. Certo, nel certo, mezzo, no, lì nel però, mezzo ovviamente... Lì... Con politiche moderate sei, sei insomma, eh, un 1% di, di, di PIL eh, ti viene valutato intorno a 800-900 vite umane in questo... In questo, in questo, in questo okay. caso. Siccome un 1% di PIL in Italia sono 17 miliardi... Uno può fare il conto, basta dividere. 17 mm -hmm. miliardi, dividete approssimativamente per mille. Attenzione, avete... che questa è la Lombardia però, e eh. quindi 17 miliardi vanno divisi per 6. <ride> Questi sono i dati Ah, è Lombardia. solo, ma no, scusa, no, no, fammi perdere, però le vite umane, in che senso per 6? No, no, non ho capito. no, no le, le vite umane sono un numero assoluto, ma il PIL è il PIL lombardo, no? Ok. Ah, quindi tu riporti. Cioè se Beh, tu devi riportare a livello nazionale esatto. Sì. Cioè, tu allora tu puoi pensare se uso i parametri Lombardia. 4.000 per 10 milioni a quel punto lì, no, sì. ok. E quindi l'equivalente di 4.000 vite per la Lombardia sono 24.000 a livello nazionale, sì. ok uh, io non commento o gli se autori. Mi fermo, io fermo. sentiamo cosa dice Andrea. Eh, solo un'aggiunta un che forse può essere utile agli ascoltatori per avere chiaro eh, come abbiamo parametrizzato eh, per me, per esempio, era una cosa non ovvia all'inizio: cioè eh, nell'attuale lockdown, secondo la Banca d'Italia a cui noi ci siamo riferiti, eh, il 60% della popolazione lavora. Quindi, quando noi diciamo per esempio una politica di rientro, basata sull'età, quindi vanno a lavorare quelli tra 20 e 49 e quelli sopra stanno a casa. In realtà quelli sopra, intendiamo, vanno a lavorare il 60% essenziale che lavorerebbe durante il lockdown e solo il 40% sta a casa. Perché alcune eh, obiezioni che ho sentito dire alla nostra proposta è appunto come potete pensare di tenere a casa l'intera popolazione sopra i 50 anni. In realtà non è così. Le nostre simulazioni si basano sull'idea che ci sia comunque dei lavoratori essenziali. Pensiamo per esempio al chirurgo esperto più anziano che in ospedale è comunque necessario eh, e non può essere sostituito dal chirurgo giovane specializzando. Quindi eh, forse non è chiaro a tutti, ma in tutte queste policy il 60% dei lavoratori comunque lavora e stiamo parlando del margine eh, oltre questo minimo. Ok, cioè, quindi è a partire da, dalla situazione diciamo così, attuale, no? in cui c'è una fetta di, di, di persone che comunque continuano a lavorare o ben da casa, o ben. Ecco, in questo caso, però il lavoro da casa rimane tale? Beh, questo... qui entriamo un po' nei dettagli, forse troppo difficili. Ma sì, il cioè, eh, lavoro da casa ovviamente quello è il meno problematico di tutti. quindi… Eh, le parametrizzazioni assumono che chi può continuare a lavorare da casa, continua a lavorare da casa senza uscire, sempre per poter tenere questi parametri R0 più bassi possibile. Ho capito. Ben, eh, beh, a me sembra molto esaustivo, non so se voi volete, siccome nell'interesse di chi ascolta, io preferisco stare dentro, l'abbiamo anche un po' passata, ma insomma ho notato che insomma, ci ascoltano meglio. Eh, ed, ed è importante non lasciare messaggi importanti alla fine perché alla fine ci arriva una percentuale più bassa delle persone uh, beh, però nel caso qualche messaggio sia mancato dalla conversazione sino adesso, here you go Ma io so, Scusa, vorrei fare solo una considerazione io non riesco a capire perché in Italia la differenziazione del trattamento dei lavoratori sulla base dell'età sia considerata inaccettabile la solita costituzione, la risposta rapida, avendone discusso con svariati, è il problema costituzionale della famosa interpretazione estensiva della nozione di uguaglianza, eccetera, di non discriminazione. Un po' l'altra la, faccia della medaglia: l'altra faccia della medaglia del non puoi fare che so, riforme delle pensioni che discriminino by age. Che poi si possa raggiungere in altra forma. Io sono d'accordo con, con voi che ovviamente data la natura specifica di questo shock sanitario eh, è abbastanza no? è abbastanza poco poco utile ecco, rifiutare questo dato di fatto però cioè, costa migliaia di morti questa... so. cioè, cioè, quando... su questo canale si è andato ripetendolo è da due mesi almeno a sta parte però eh, è una battaglia politico-culturale, c'è poco da fare devo dire che anche in altri paesi eh, i paesi del nord Europa da un lato il problema c'è meno e dall'altro c'è più attenzione a questo aspetto però se voi guardate negli Stati Uniti stessi uh, sta avvenendo endogeneamente no? uh, certo, ma non c'è un, un dibattito più cofiano eh, non so se voi l'avete visto, io non l'ho visto eh, Michele una, una, una cosa che secondo me abbiamo solo detto implicitamente ma credo che sia importante eh, io vorrei ribadire che quello che conta nella fase 2 è mantenere eh, l'indice di diffusione, l'R0, medio al di sotto di 1. Ci sono varie maniere di farlo, ma tutte le volte che tu lo porti sopra 1, inevitabilmente crei una seconda ondata. E quindi eh, il messaggio da, 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 dal punto di vista della, della cautela, dell'importanza del distanziamento sociale, dell'importanza di non dire torniamo indietro, è come se nulla fosse successo, eh, dalle simulazioni esce in maniera notevole perché appena vai sopra uno c'è una discontinuità appena vai sopra uno è la seconda ondata di mortalità certo ragazzi io, io vi ringrazio lasciamo che che Andrea torni agli ulivi noi lo guardiamo anche con una certa invidia e non solo il, più il meno vecchietto fra noi quattro ma è anche quello in questo momento no, comunque questo è falso eh. credo che Carlo sia più giovane di me eh. Ah, Ve la rigolate sì. fra voi due perché fra me e Aldo sappiamo <ride> benissimo chi è il più giovane fra noi due ma non lo diciamo. Eh? È tutto irrilevante comunque. Così. Grazie a te. No, grazie, grazie a voi ragazzi, è un lavoro, lavoro ottimo uh, e vi auguro buona serata. E, niente lo Metto su solite cose. Ci si ciao a segue. tutti. Ciao. Ciao ciao, ciao, ciao. 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 Grazie. Ciao. Grazie. ciao. ciao. ciao.